andrà tutto bene, è l'insegna scritta sulla vetrina del bar De Florio. Un tavolino posizionato all'aperto, un bar chiuso da 2 mesi. Entriamo. Tutto è come 2 mesi fa. C'è in aggiunta la polvere a 2 mesi fa, perché è diventato non un bar ma un magazzino. Quindi questa nostra protesta di oggi, nostra dei commercianti, dei ristoratori, è per dire che è una situazione drammatica, che non ci permette di vivere. 2 mesi di chiusura, quante sono state le perdite? Da calcolare in euro è difficilissimo. Si conta solo il fatto di perdite avendo anche dipendenti, quindi contributi che sono stati conteggiati, chi è in maternità viene pagata lo stesso dal titolare dall'azienda, non dall'INPS. Le perdite sono devastanti. Quanti sono i dipendenti? Noi abbiamo 3 dipendenti, 2 ragazze attive e 1 in maternità. C'è ancora 1 mese da aspettare, cosa si rischia? Si rischia di non poter riaprire, si rischia ancora peggio di riaprire alle loro condizioni, perché io faccio sempre l'esempio di un cane che viene affamato per 1 settimana, all'8º giorno qualsiasi cosa tu gli dia da mangiare lui lo prende, e noi saremo in quelle condizioni lì. Saremo un popolo di commercianti, un popolo italiano affamato che cederà a tutte le condizioni che potremo avere per sopravvivere, per rimanere a galla. Come vi siete organizzati? Abbiamo letto sulla vetrina servizio a domicilio. Servizio a domicilio, l'unica cosa che si può fare qua in Piemonte. Dal 4 maggio in Piemonte non si può fare il take away come nelle altre regioni. Siamo organizzati più o meno perché non siamo pronti a un totale commercio di asporto. Siamo organizzati con il cliente che telefona, ordina e noi il primo possibile consegniamo. Quello che stiamo vedendo è un bar deserto. Fino a 2 mesi fa, qual era l'afflusso di questo bar? Questo era un bar aperto 6 giorni e mezzo la settimana, un bar con un aperitivo con circa 40 persone alle 18 fino alle 21, poi c'erano le partite, il bar era pieno, se c'era il campionato con la Juve in Champions si parla di un flusso di 80-90 persone. Si parla di un bar che a marzo ha dovuto disdire degli eventi programmati, e stiamo parlando di 150 persone che non hanno potuto frequentare il mio locale. Qual è l'appello? L'appello è aiutateci. Noi commercianti non siamo stupidi. Non abbiamo la spocchia di essere più furbi del virus. Abbiamo paura anche noi del virus. Ma aiutateci. Noi stiamo chiusi, noi stiamo alle vostre condizioni. Ma aiutateci. 2 mesi di lockdown. Quanto è stata la perdita per il vostro locale? Per il nostro locale, a livello di, parliamo tanto, di lordo, si parla di 15-16 al mese. Voi siete rimasti fermi? Fermi, non abbiamo fatto nulla. Nulla, zero completo. L'appello che volete lanciare alla Presidente? Niente, riuscire a lavorare, anche in maniera da esporto, però riuscire ad aprire, a lavorare e iniziare per vedere com'è tutta la situazione. Un'apertura che si prevede ancora lunga. Fino al primo, si parla del 1º giugno. E diventa molto difficile, diventa difficilissimo perché non riesci più ad andare avanti. Ormai le risorse che avevi stanno per finire, pertanto diventa veramente difficile. È un problema grossissimo. Chiediamo, sappiamo che c'è il problema è serio, come è stato detto da televisione e tutto quanto, però è serio, ma è serio anche per noi che non riusciamo ad andare avanti. Proviamo ad andare avanti anche a esporto, qualcosina si fa, almeno riusciamo a pianare qualcosa, riuscire almeno a portare il pane a casa, quello è il problema. Questa qui è una protesta, è buon per far capire che bisogna fare qualcosina. Il bar è attrezzato per poter riprendere? Possiamo attrezzare, non è un problema. Basta solo avere le idee chiare da parte loro, cosa dobbiamo fare, e noi apriamo e lavoriamo. Boh.
però quel poco che ci può essere può sempre, serve, boh, è quello il discorso. È deserta via mensa, quasi surreale. Tante le saracinesche abbassate, molte di queste non riapriranno più. Due tavole. E a giugno dovremmo pagare le tasse? Con quali soldi? E l'affitto qui di febbraio, marzo, aprile, adesso ci sarà anche maggio? Ma soltanto io pago 2.000. Buonasera a tutti. Oggi è il 28 di aprile del 2020 e stiamo facendo questa manifestazione per dire a tutta l'Italia, a tutto il mondo, che abbiamo bisogno di aiuto. Questa sera l'atmosfera rappresenta proprio quello che c'è dentro il nostro cuore, tutto buio, piove, siamo davanti alla Reggia di Venaria, patrimonio dell'UNESCO, e sono 2 mesi che qui è il deserto. Questa è una via che vedeva la gente, che non si riusciva a camminare, talmente tanta gente. E abbiamo sempre cercato di dare il meglio. Qui ci sono tutti i nostri sogni, e non solo i nostri. Sogni, sacrifici, lavoro 18 ore al giorno per 7 giorni su 7, investimenti, di tutto, veramente, con una passione incredibile. Questa passione oggi è veramente messa a grave, non ci sentiamo più, io personalmente mi sento veramente sconfortata, ho paura, non mi sento tutelata per nulla. Siamo un settore, insieme a quello di tutto l'intrattenimento, che non è mai stato preso in considerazione, e oggi meno che mai. Tante parole, capisco i problemi, però i problemi sono che io ho dovuto dare 300 euro a delle persone perché non riuscivano a fare la spesa, dei miei dipendenti, perché stanno aspettando la cassa integrazione e ormai siamo a fine aprile e non l'hanno ancora presa. Riapriremo al 1° di giugno, ma come riapriremo? Al 30 di giugno già ci sono le prime tasse, ci sono i contributi di marzo, i contributi, gli affitti da pagare. A me personalmente mi sono arrivate 7.000 euro di bollette tra luce, gas, acqua, ma ne avrei da mettere. Ma dove li prendo questi soldi? Ho ancora da pagare i fornitori di dicembre e di gennaio. Ho 12 persone che sono a casa e abbiamo anche un piccolo residence che è costato sudore, sangue, fatica, tutto vuoto, hanno disdetto tutto, avevo tutto pieno, tutto vuoto, è veramente triste. Io spero che qualcuno ci senta, che qualcuno ci aiuti. Non possiamo pagare le tasse a giugno, assolutamente. Il Presidente Conte ha detto che l'Italia non lascerà nessuno indietro. Io ammiro molto il Presidente Conte, penso che lui in questo momento stia passando un momento difficilissimo, come è difficilissimo guidare un paese che è impaurito, sfiduciato, eccetera. Però deve fare qualcosa di più energico, deve dire alle banche che devono erogare i soldi, deve dare dei prestiti che non possono essere restituiti in 48 mesi. In 48 mesi non esiste, deve dare dei prestiti a 15 anni, con 2 anni di preammortamento a 15 anni, anche un piccolo interesse in più. Non vogliamo niente in regalo, però dateci la possibilità di avere dei soldi per poter ricominciare, perché ricominceremo, ma cominceremo al 30%, forse, aggiungo, perché la gente ha ancora troppa paura. Ci avevano detto che le mascherine non servivano, non è vero, le mascherine servivano, probabilmente ce l'avessero detto subito, ce le saremmo fatte noi con i tovaglioli e le mascherine, e oggi non saremmo arrivati ad avere 26.000 morti. Adesso ci dicono che le mascherine servono, adesso sento di tutto e di più nell'ambito della ristorazione. Dobbiamo mettere le paratie, dobbiamo mettere i termometri, e ci stanno speculando tutto in queste cose. Io sto ricevendo offerte 280 euro al mese per noleggiare un rilevatore di temperatura da mettere qui, 280 euro al mese, 3.500 euro un contratto per 2 anni. Ma serve? Non serve? Ma chi ci dice qualcosa? Nessuno dice niente. Sono 2 mesi che non entra un euro. Abbiamo fatto qualche delivery? Sì, qualche delivery, ma siamo andati in perdita. Abbiamo fatto ben 12 menù. Vedete voi, a metà prezzo, con uno sbando incredibile, perché poi non siamo organizzati per fare questo. È veramente, veramente un momento terribile, non so cos'altro aggiungere. Siamo con il presidente dell'Ascom Venariese, Christian Contu. Il commercio è in ginocchio. Il commercio è in ginocchio, sì, il commercio è, penso, uno tra i settori più colpiti da questa emergenza.
A oggi sono passati quasi 2 mesi, non abbiamo ancora delle risposte concrete per cercare di arginare questo problema. Un problema sicuramente difficilissimo, io non me la sento onestamente di accusare nessuno da un punto di vista decisionale, però oggi è arrivato il momento di avere qualche risposta più ferma, più decisa, per riuscire ad arginare almeno per quanto riguarda il pagamento della cassa integrazione per i nostri dipendenti, cosa che a oggi non è ancora arrivata, delle risposte sul mondo degli affitti, la detrazione fiscale del 60% non basta, non è nulla, non c'è liquidità per riuscire a fare altri tipi di operazioni. Abbiamo tutta la problematica del settore dell'abbigliamento, con tutte le stagioni, la merce stagionale ferma che probabilmente rimarrà invenduta. Abbiamo veramente una marea di problemi. Capisco che non è semplice, c'è tutta l'Italia che è in sofferenza, però bisogna oggi, secondo me, far ripartire il più velocemente possibile tutto ciò che può ripartire in sicurezza e sfruttare queste risorse per riuscire ad aiutare seriamente chi è fermo. Spezzo una lancia adesso a favore del settore che mi vede più direttamente colpito. Io sono un ristoratore, ho un ristorante Venaria Reale. Suppongo che il mondo della ristorazione, della somministrazione, insieme a tutto il mondo dello svago, sia la categoria forse più colpita in assoluto da questa crisi. In 75 anni della Repubblica non abbiamo mai chiesto niente allo Stato, non abbiamo mai usufruito di ammortizzatori sociali, oltretutto non ci sono praticamente mai stati per il nostro settore, se non in forma lievissima. Oggi forse è arrivato il momento di, come dicevo prima, far ripartire tutto quello che può ripartire, e chi non può ripartire, se decidono che noi non possiamo ripartire, devono aiutarci in maniera pesante, perché sennò così veramente diventa veramente uno stilicidio. C'è il rischio veramente di dire ok, non falliamo oggi, c'è il rischio che tra un anno però raccoglieremo poi i fallimenti da un giorno all'altro. Per i danni che si vengono a creare, per l'indebitamento che si verrà a creare. Un flash mob per dire cosa? Bah, penso che in realtà sia molto personale. Abbiamo visto nel gruppo commercianti che abbiamo su tutta Venaria che ci sono pareri molto discordanti in base anche alle attività. Si vuole riaprire senz'altro, perché lavorare è quello che facciamo meglio e che facciamo ormai da tanti anni. È anche vero che con le restrizioni che vogliono mettere probabilmente ci verrebbe difficile, quindi mi viene da dire che sarebbe meglio tener chiuso ancora un po' di più di quello che dicono, quindi magari metà giugno, fine giugno, ecco, sarebbe il caso. Aprire con le restrizioni che ci vogliono dare è da pazzi, ecco. Ecco, vogliamo elencare quali sono queste restrizioni? Ma anche solo appunto in base alla metratura, tot persone alla volta possono entrare, i tavoli, ecco, quella è una problematica enorme, perché 2 metri un tavolo dall'altro piuttosto che 1,5 metri le persone attorno a un tavolo, o 1 metro, contando che noi ristoranti praticamente abbiamo tutti i tavoli da 80x80, 90x90, diventa difficile garantire questi limiti, ecco. E quindi vorrebbe dire aprire un'attività al 100% e sfruttarne solamente il 30% diventa complicato, ecco. Perdite incalcolabili. Adesso a maggio anche la festa delle rose, che era il blu. Esatto. La festa a Venaria è saltata. È saltata purtroppo anche questa, oltre ovviamente alle perdite con la Reggia. Noi qua lavoriamo con gruppi che arrivano ormai da tutta Italia, ma anche da parti del mondo. 40 gruppi abbiamo calcolato che hanno disdetto negli ultimi mesi e per i mesi a venire, perché comunque sia hanno disdetto anche per giugno. La Festa delle Rose è un evento grandissimo, ormai riconosciuto anche questo in tutta Italia. Persa Pasqua, con i tempi che abbiamo avuto, con le temperature che abbiamo avuto, sarebbe stato il boom, e anche questa è stata persa. Sono solo perdite. Un appello: fateci lavorare nelle condizioni migliori possibili per tutti quanti, sia per il cliente che per chi è qua dietro le quinte, che vuole dare un servizio più ottimale possibile, ecco. Apertura rinviata al primo di giugno. Cosa significa per voi ristoratori rimanere un altro mese chiusi? Significa praticamente quasi morire, perché io devo dire
se posso dirlo, grazie al cielo, chi mi affitta i locali mi ha abbonato per adesso marzo e aprile come affitti, perché sono state delle persone intelligenti. Noi stiamo facendo qualcosina come delivery, ma non ci basta neanche per vivere al momento, credi? Una cosa allucinante. Se le condizioni sono quelle del governo che ci ha detto, assolutamente noi non, almeno noi non apriremo assolutamente, a quelle condizioni non ci stiamo. Un locale nostro che porta 65-70 posti, facendo due conti, forse riesco a metterne 15 e non ho ancora capito come serviremo la clientela, se la devo servire con tavolini, se la devo servire con un carrello, si devono servire loro. Io ho mandato via, avevamo due dipendenti, ma non riesco sicuramente a mantenerli. Grazie al cielo siamo in famiglia, io e mia moglie andiamo avanti, ma non lo so quanto andremo avanti con questa situazione qui, assolutamente. L'unica cosa che mi sono arrivati 600 euro dal governo, dopodiché basta, nient'altro. Abbiamo le bollette da pagare, abbiamo il gas da pagare, la luce. Forse non riusciamo neanche, perché io di luce pago circa 900 euro al mese di luce, quindi 600 euro non sono bastati neanche per pagare la luce. Da quanti anni fa questo lavoro? Qui, in questo locale qui, adesso sono quasi 8 anni. 30 anni che faccio questo mestiere, non ho mai avuto problemi, però se continua così non so dove andremo a finire. Voi cosa chiedete? In questo momento quello che possiamo chiedere è sicuramente qualcosa a fondo perduto che ci dia la possibilità di sopravvivere, di stare fermi magari con le tasse per un certo periodo, di pagare il minimo indispensabile per quel che possiamo per poi andare avanti, quindi pagare, non so, i fornitori, ma dopodiché diversamente non saprei proprio cosa. Dove andare a prendere i soldi in questo momento. Quindi a giugno una ripresa contingentata sarebbe lo stesso una perdita? Assolutamente sì, ma io non so neanche se riapro, cioè a queste condizioni non ci conviene aprire, assolutamente. Se questi ci vogliono far aprire così per avere la scusa di poi di chiederci i soldi delle tasse, sbagliano di grosso, cioè non ha veramente senso.